Avrebbe fatto lei la stessa cosa? Avrei difeso la mia famiglia, sicuramente. Molto probabilmente sì. Io ho le armi in casa e non avrei nessun problema. Avrei chiesto che ci fosse l'applicazione della legge americana qua. Secondo me se il ladro stesse a casa sua, nessuno gli sparerebbe. La domanda va. Lo giustifico, perché cosa vuole? Una persona che è nel suo letto all'1:30 di notte, si presume, si vede la casa invasa da ladri. Questa è la casa di Ignazio Sicignano, pensionato di Vaprio d'Adda, oggi indagato per omicidio volontario. Un signore, dopo l'ennesima situazione drammatica da parte della sua, che ha ricevuto da queste persone che continuavano a venirgli in casa, cosa è successo? Lui si è rotto i coglioni, si è spaventato e ha sparato. E ha sparato e ha ucciso. Come l'ha trovato? Non commento niente, no, è inutile. È solo una brava persona e basta. 2 mesi fa la casa in fianco a casa mia, sono entrati la sera. Come si va via? Quando alle 8 ci chiudiamo dentro. Alle 8 di sera? 8:30, perché non si sa mai che sorpresa possiamo trovare. Ha fatto male. Perché non doveva sparare uno, doveva sparare anche quei due che erano qua. 2 volte sono già venuti a casa mia. A casa sua pure sono venuti 2 volte. Mi ha rubato tutto, cioè, fortuna che non era di notte. Ho subito uno scippamento sotto casa il 21 giugno con una pistola alla testa e mani alla gola. Mentre ero in macchina mi hanno spaccato il vetro e mi hanno aggredita. Sai quante volte mi sono messo io a fare cazzotti qua con 3, 4, 5 persone? Io! Dall'accento era sicuramente uno zingaro o meno. A 2 settimane di distanza dalla mia aggressione hanno puntato il coltello in cassa alla mia collega. Ho avuto 6 rapine nel tempo. In quanto tempo? 4 anni più o meno. In 4 anni 6 rapine è un'aggressione. Terrorizzati a tal punto di arrivare ad avere in casa un oggetto che ammazza una persona. Io sono armato da 20 anni, però ce l'ha qua la pistola pure. Sì, ma non la fa vedere? No. Perché no? No, non si estrae mai un'arma. Perché è così, comunque è qui. Come definirebbe il clima che c'è ora nel paese? Non c'è la libertà di comportarsi come si vuole. Si deve aver paura di quello che si fa, di quello che si dice. E sinceramente io da donna sono più che contenta del fatto che il signor Francesco abbia ucciso il ladro. Addirittura. E ho tanta stima per quello che ha fatto. Anche se ha ucciso una persona, sì, cosa gravissima. Sì. Io sarò cinica, l'ho già detto qualche volta, sarò impulsiva, non mi interessa il pensiero degli altri. Io sono così per l'aggressione che ho subito io.